Allora, Tiziana, io sono, come vedi, qualche centinaio di metri più a valle rispetto a ieri. Eravamo ieri proprio all'ingresso della clinica San Raffaele, che è una casa di cura, residenza per anziani, hospice, e che sta, diciamo, circa 1 chilometro più avanti su questa strada che adesso è bloccata da un posto di Quindi si è blocco. Entra allargata la e zona esce solo rossa, chi è Luca, autorizzato. quella è Rocca di Papa, no? Esatto, poco più su c'è Rocca di Papa, il comune di Rocca di Papa. Questa è una delle strade di accesso al paese. Da stamattina è chiusa a questa altezza, siamo alla Via dei Laghi, zona dei Castelli, alle porte di Roma. Nella clinica San Raffaele, la clinica San Raffaele è diventata il cluster più importante di coronavirus della regione Lazio. Sui 121 casi della giornata di ieri, 52 erano stati registrati all'interno di questa struttura tra personale e degenti. In totale i positivi legati alla clinica San Raffaele sono 138. Questi almeno sono i dati che ci vengono comunicati dalla ASL. Alla struttura, lo devo dire, risultano dei dati ancora più bassi. Probabile sia perché la comunicazione non gli è ancora arrivata dell'esito di tutti i tamponi. Devo darti però altre due notizie da qua. Intanto è che nella giornata di oggi sono in corso dei trasferimenti dei pazienti i cui sintomi si sono aggravati, sono diventati più gravi. Ci sono stati dei primi trasferimenti questa notte e stamattina, dovrebbero essercene altri oggi pomeriggio. In totale credo saranno 15-18 i pazienti, diciamo, attenzionati e probabilmente destinati a un trasferimento in strutture ospedaliere. La seconda notizia ci arriva dalla Task Force regionale del Lazio e ci parla, diciamo, di una questione un po' più delicata, perché è stato diffidato il legale rappresentante della Casa di Cura San Raffaele di Rocca di Papa, che fa parte, diciamo, del gruppo San Raffaele, perché alla Regione risulta che il direttore sanitario che sta gestendo l'emergenza Covid dal 1º marzo in questa struttura lo fa senza avere il titolo di specializzazione. Questo è quello che ci comunica la Regione Lazio, il che, dice la Regione, è un fatto molto grave. Noi sappiamo che è stata informata la Procura della Repubblica di questa vicenda. La Regione Lazio però aggiunge anche che, a suo dire, a dire degli ispettori della ASL che sono in questa struttura ormai da una settimana e che oggi di fatto hanno mandato un loro tecnico a supervisionare le operazioni interne alla struttura, le misure di prevenzione adottate finora sono risultate inefficaci, direi evidentemente, e però non sono state rispettate, dice ancora la Regione Lazio, le disposizioni impartite dalla Regione e dall'autorità sanitaria già da febbraio. Vi ricordo che il primo caso pubblico dichiarato di Covid all'interno di questa struttura è del 5 aprile. Dal 5 aprile a oggi siamo arrivati a 138. Allora, grazie.